crescita delle vendite online, il messaggio interessante è qui, cioè alcune nazioni in Europa, Inghilterra, Germania, parzialmente la Francia, sono già mature per il commercio online, hanno già una grande percentuale di vendite online rispetto a quanto è venuto invece nei negozi fisici. Le nazioni che, come sapete benissimo, sono più indietro sono per esempio Spagna e Italia. Inghilterra, Francia e Germania sono le nazioni le cui capability online sono risultate maggiori. Le ultime due sono il Belgio e l'Italia. Una considerazione che mi è venuta guardando questa chart è che in buona parte è vero, no? Che questo ranking riflette un po' la maturità del mercato, dei diversi mercati che abbiamo visto prima. Ovviamente, chiaramente, Inghilterra, Francia e Germania hanno il maggior mercato per le vendite online e quindi sono quelli che hanno anche sviluppato le maggiori capabilities e le maggiori funzionalità. Un'eccezione che mi è balzata all'occhio invece è la Spagna, la Spagna è messa appunto dal punto di vista del mercato come l'Italia, però hanno evidentemente si stanno attrezzando per il futuro, probabilmente. La manifestazione, visto e considerato che non è il primo anno che partecipo, ho imparato a togliere le cose negative, credo, nel senso che visto che è così caotica e molto frequentata, se mi posso permettere un consiglio, bisogna concentrarsi molto sulle breakout section, che sono comunque momenti di riflessione importanti, anche con fatte da persone molto, come dire, di livello medio-alto. Non sono un po' ridondanti a volte? Sì, ci sono molte scegliere. Ripetizioni. Secondo me bisogna saper scegliere, farsi il proprio percorso e non farsi travolgere, perché sennò c'è il rischio veramente di effetto pecora devastante. L'altra cosa sulla manifestazione è che purtroppo noto con dispiacere sempre troppo poca consumer goods company, perché come dicevamo insieme non è conosciuta. In Italia, sì, tutto sommato in Italia poco soprattutto, no. E secondo me è la dimostrazione di questa drammatica mancanza di link fra le due industrie che si dovrebbero regolarmente parlare, e qui c'è la dimostrazione che lo fanno molto poco, no? Siamo mai alla fine di questi tre giorni di manifestazione dell'NRF, che è un appuntamento fisso che IBM ormai da tantissimi anni fa. Anche quest'anno abbiamo portato una delegazione consistente di clienti. Diciamo che la manifestazione mantiene il suo grande interesse come momento di incontro e di condivisione di quelle che sono le ultime esperienze nell'area retail CP. Come al solito sono necessarie una certa guida nel muoversi all'interno dei meandri del programma. Ritengo che per quanto riguarda IBM ancora una volta abbia fatto vedere e dimostrato tutta una serie di innovazioni che ormai da tempo sta portando avanti, e la focalizzazione su quest'area è diventata critica a livello mondiale. Ne è prova il fatto che il nostro CEO era presente all'evento come keynote speaker. Quale obiettivo ti sei dato e che cosa ti eri dato prima e che cosa porterai indietro? L'obiettivo è sempre quello di riuscire a far vedere un IBM completa, che non sempre noi dall'Italia abbiamo tutte le competenze e le skill per riuscire a far vedere ai nostri clienti il valore e le competenze che disponiamo. Quindi la prima cosa è quella, mettere in contatto i nostri clienti con quella che è l'IBM a 360 gradi. Cosa porterai indietro? Io ritengo che io o le o io, tu personalmente porto indietro una maggior conoscenza dei nostri clienti, perché ovviamente questi momenti di relazione ti permettono di condividere quali sono le loro esperienze, quali sono le loro aree di focalizzazione, e che ci permette poi nelle prossime settimane di essere molto più efficaci nel poterli aiutare. Concordo con quanto ha detto Gianluca, i temi che oggi sono all'ordine del giorno per loro non possono più essere gestiti solamente dalla funzione CIO, hanno bisogno di un grande aiuto. IBM è un partner per loro nel riuscire a andare verso il business dei clienti stessi, per poter costruire una proposizione e capire quali sono le scelte che devono affrontare.